No, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti al 106esimo Next Alarm Seminar, oggi dal titolo L'etica come specchietto per le allodole, sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti. L'ospite di oggi è Daniela Trafani, che è docente di etica e politica dell'intelligenza artificiale, storia della filosofia politica all'Università di Pisa, è anche vicepresidente della Società Italiana di Studi Kantiani e molto conosciuta nella lista Nexa per i suoi interventi sempre brillanti che generano parecchie discussioni e confronti. Quindi ti ringraziamo Daniela per essere oggi con noi. Io ricordo alcune cose del Nexa Seminar, il primo che sono tutti registrati, sono anche in streaming in questo momento. È possibile, non sono in streaming, non sono più in streaming, però c'è una stanza virtuale attraverso cui è possibile, partecipando, è possibile fare domande dopo la presentazione di Daniela. Il video dell'incontro sarà poi disponibile sui canali del centro Nexa. È una nostra consuetudine che abbiamo ripreso. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, con gli incontri solo in remoto, ma è nostra consuetudine l'incontro in presenza, fare un rapidissimo giro di tavolo e di sedie, giusto per presentarci, così che anche l'ospite sa chi ha di Guarda, fronte. Quindi ti rubiamo solo no, mi sembra due assolutamente. minuti per i totali per un brevissimo giro di tavolo di presentazione. Allora, inizio io, sono Antonio Vetro, sono ricercatore docente Politecnico al centro Nexa. Possiamo fare prima il tavolo e poi passiamo alle. Allora, Giacomo Conti, project manager qui presso il centro Nexa. Io sono Anita Botte, mi occupo della comunicazione del centro Nexa. Io sono Beatrice Balsola e al momento sono borsa di ricerca con il professor Borghi al Dipartimento di Giurisprudenza. Io sono Marco Rondine, sono dottorando qui a Centronex al Dipartimento di Automatica Informatica. Ah, ok, non credevo continuare. Marco Ciurcin, avvocato, mi occupo di IP e privacy, sono anche attivista per i diritti fondamentali, linea digitale e insegno qui al Politecnico Diritto ed Etica della Comunicazione. Io sono Maurizio Borghi e sono del Dipartimento di Giurisprudenza e condirettore del Centro Nexa. Gianni Garbarini, storico, socio, slogan. Ingegnere, manager, fondatore di Slowe, promotore del primo corso Politecnico sull'impatto del digitale. Valentina Agostini, professoressa associata di ingegneria biomedica, insegno corso Neuroengineering Active Aging con una partner sociologica nel corso Grandi Sfide di Intelligenza Artificiale e Medicina ci interessa molto. Giovanni Garrico, sono ingegnere informatico, sono il manager del centro Nexa. Marco Giraudo, faccio ricerca per la giurisprudenza e mi occupo di fondamenti giuridica del capitalismo. Michel Lussan, sono ricercatore nel Dipartimento Energia, però sono appassionata anche ai temi digitali e sono socio Io sono Sara Rosato e sono una studentessa di Data Science. Io sono Elena Parente, sono anche io una studentessa di Data Science. Giulia Bonino, anch'io studentessa di Data Science. Io sono Guido Spina, studente di Data Science. Studentessa del corso Data Ethics e Data Protection. Allora, grazie innanzitutto di questo invito. Mi fa piacere essere qui, mi fa piacere parlare con voi. È stata una scoperta recente per me, la lista Nexa e il centro Nexa. Credo che non ci sia, non l'ho mai trovata io, una comunità così vivace negli ambiti di cui mi occupo e di cui mi sono occupata. Io ho sempre studiato la filosofia politica, morale. Morale poi per canto vuol dire etica e diritto, quindi di canto, però questa comunità è bellissima, insomma, complimenti per il vostro lavoro e anche per il modo in cui sono organizzati gli scambi. Molto vivaci, però poi si fermano sempre un minuto prima dell'uso. Sì, no, è vero. Allora, io non sapevo chi sarebbero stati i partecipanti al seminario, quindi andrò molto rapidamente sulle prime
diapositive della presentazione, perché questo è un argomento, insomma, come potete immaginare, che interessa anche a persone che non hanno nessuna preparazione in ambito informatico. Una cosa però vale comunque la pena di dirlo, di dire che la prima grande confusione è generata dal fatto che l'espressione intelligenza artificiale è più cose in questo momento. La Federal Trade Commission ha appena osservato che è certamente un'espressione di marketing, per cui si vendono come animati da intelligenza artificiale prodotti che non hanno nulla a che vedere quasi neanche con l'informatica in un senso qualsiasi, perché a quel punto se ne vendono molti di più, banalmente. Anche senza arrivare a questo genere di pratiche, intelligenza artificiale è comunque almeno due cose: una tecnologia che va dai sistemi esperti fino teoricamente a quello di cui si parla ma che non c'è, quindi è un'intelligenza artificiale generale, per la quale sono convinta non abbiamo in questo momento neanche le domande di ricerca, quindi non è questione di trovare le risposte, non abbiamo le domande corrette per arrivare all'intelligenza artificiale generale. E poi un atto linguistico, una narrazione, una famiglia di narrazioni, che non deriva dallo stato della tecnologia, di cui parlavamo nel primo senso, deriva dalla fantascienza, da quello che abbiamo letto, dai film che abbiamo visto, da discorsi che ormai da più di un decennio evocano robot antropomorfi. È una narrazione che passa anche semplicemente dall'aver digitato su un qualsiasi motore di ricerca intelligenza artificiale. Che cosa appare? Un data center inquinante? No, appaiono numeri e letterine che fluttuano nel blu. Ma nel blu non si produce l'intelligenza artificiale, si produce consumando acqua, energia, sfruttando il lavoro di persone, quindi appare qualcosa che non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo cercato, ma che noi ormai associamo stabilmente. Cosa appare? Un robot antropomorfo, un cervello? Appaiono robot in situazioni caratteristiche delle comunità umane, quindi il robot che pensa, che legge, che scrive, o addirittura che evoca scenari religiosi. Quindi questo atto linguistico, come tutti gli atti linguistici, ha degli scopi. In genere è utilizzato per esercitare controllo o assicurarsi un profitto senza assumersi la responsabilità, e questo è un punto su cui torneremo. Altra precisazione, parliamo oggi dell'intelligenza artificiale subsimbolica. Io non mi occupo oggi dell'intelligenza artificiale simbolica, quindi di quella disciplina che, così come l'informatica, deriva dalla logica. Perché? Perché i sistemi simbolici sono completamente diversi. I sistemi nei quali, scusate, il programmatore scrive alla macchina che cosa la macchina deve fare, sono sistemi che consentono sempre di fornire una spiegazione più o meno laboriosa del perché il sistema è arrivato a un certo esito, che noi chiamiamo decisione perché abbiamo attribuito a quell'esito il ruolo di decisione in un contesto umano. Caratteristica dell'intelligenza artificiale subsimbolica è quella di essere di natura statistica, probabilistica. Questo cambia completamente la questione da vari aspetti. Punto essenziale per quello di cui parliamo oggi è: non siamo in grado di dire perché un sistema è arrivato a produrre un certo output. Quindi siamo in grado di fornire l'input, di calibrare la macchina in vari modi per far sì che l'output della macchina assomigli sempre di più a quello che vogliamo, quindi glielo diciamo in qualche modo, e perdonatemi per il lessico antropomorfo, ma non ne abbiamo un altro, o sarebbe complicatissimo, però occorre questo esercizio faticoso di ricordare ogni 3 secondi che stiamo dando un lessico completamente sbagliato. Quindi istruiamo la macchina facendo in modo che minimizzi la distanza, agendo retroattivamente, tra quello che vogliamo che produca come output e quello che sta producendo in quel momento. E piano piano riusciamo a calibrare il sistema. A che punto siamo oggi? Sempre procedendo molto schematicamente. Abbiamo sistemi che possono eseguire uno o pochi compiti specifici. Non abbiamo un sistema
non abbiamo in nessun senso un sistema in grado di eseguire la maggior parte delle azioni che gli esseri umani possono compiere. Quindi è intelligenza artificiale ristretta, funziona per i compiti per la quale è stata programmata, purché quello che incontra non sia troppo diverso da quello che ha trovato nei dati di addestramento, altro termine sbagliato. Qui c'è un punto che mi rimproverano sempre di non sottolineare abbastanza, quindi ascoltatemi tutti. Ci sono stati dei progressi genuini, è vero, ci sono stati dei progressi straordinari. L'apprendimento automatico, quindi questa specifica tipologia di programmazione statistica, ha reso possibile ottenere un progresso nell'esecuzione di alcuni specifici compiti che non erano, non sono trattabili con l'intelligenza artificiale simbolica. Però questo è un punto che per voi era banale, però da qui al punto seguente c'è un passo fondamentale. Perché? Perché questo genuino progresso si è ottenuto, prendiamo qualche esempio, ma ce ne sono molti, nel riconoscimento facciale, nella ricerca per immagini, nell'identificazione di contenuti musicali. Chiunque di voi abbia utilizzato un traduttore automatico un decennio fa sa che oggi hanno delle prestazioni incredibilmente superiori. Non sono perfetti, ma insomma è come lavare i panni con la lavatrice, ci risparmiano un sacco di lavoro, uno poi se la riaggiusta la traduzione, ma è effettivamente a un livello molto diverso da quello che erano i traduttori automatici qualche anno fa. Di che cosa hanno bisogno questi sistemi? Ora, normalmente si nominano tre elementi, noi ne nomineremo almeno sei oggi, però fermiamoci sui primi tre adesso. Il primo sono gli algoritmi non sono nuovi, erano ormai noti quelli che potevano essere utilizzati oggi più o meno da decenni. Servono potenti infrastrutture di calcolo e servono quantità enorme di dati digitalizzati, perché essendo sistemi che costruiscono modelli a partire dai dati, hanno bisogno dei dati. Quando intorno al 2010 si è capito che si potevano ottenere effettivamente queste nuove prestazioni con questi tre ingredienti, potenza di calcolo, quantità di dati e algoritmi, chi aveva tutti e tre gli ingredienti? Le grandi aziende tecnologiche che avevano già un modello di business fondato sulla sorveglianza, quindi avevano già organizzato il flusso di dati personali e anche, o i dati e metadati naturalmente, e avevano le infrastrutture di calcolo per raccogliere e elaborare questi dati. A quel punto, e stiamo parlando di Google, Microsoft, Amazon, Facebook, queste grandi aziende che hanno visto il genuino progresso in alcuni specifici ambiti, si sono dette, perché questo è il loro lavoro, se un sistema di intelligenza artificiale può, ad esempio, tradurre quello che scrivo, perché non dire a tutti che è anche in grado di capire, ci puoi parlare e può anche curarti se non stai bene, può farti compagnia se sei solo, può darti dei consigli se sei depresso. Sai quante applicazioni vendo a quel punto? Hanno fatto questo. Da un punto di vista commerciale non è un passo stravagante. Se può identificare un singolo individuo, nel senso ho qui la foto e faccio controllare al sistema se la foto e l'individuo in carne e ossa trasformato in pixel sono la stessa persona, perché non dire anche che è in grado di riconoscere un bravo lavoratore, un futuro criminale? Perché non utilizzarlo per la polizia predittiva, come strumento a supporto delle decisioni di un giudice, fornendo tassi di rischio di recidiva? Se, e questo è l'altro punto, sto già coprendo con 1000 servizi a pagamento gli adulti, perché non estenderci anche nelle scuole, anche dai bambini? Perché non dire che possiamo dare educazione personalizzata? Perché non dire che possiamo prevedere l'abbandono di ogni singolo studente? C'è un documento europeo che mi ha molto rattristato, perché se non confidiamo nell'Unione Europea non saprei in chi. Questo documento della Commissione Europea dice: l'intelligenza artificiale nelle scuole è fantastica, usatela tutti, può prevedere l'abbandono scolastico di ogni singolo studente. Torneremo su questo punto, ma questo ha lo statuto scientifico dell'astrologia o delle attività divinatorie, se vogliamo tornare un po' più indietro nell'antichità. Quindi, questo è il passo che vi dicevo, a partire da pochi
prodotti che effettivamente sono una grande novità, le aziende hanno messo in circolazione una quantità enorme di sistemi che non funzionano. Tengo a questo punto, non è che hanno problemi di discriminazione, non funzionano. Cosa vuol dire non funzionano in questo momento? Vuol dire non fanno quello che si sostiene facciano nel momento in cui li si vendono. Quindi, un generatore di linguaggio naturale, ChatGPT ad esempio, che avrete tutti presente, è una deliziosa macchina letteraria, ma non capisce quello che dicono, può dare consigli medici ovviamente. Cioè, lo può fare, però mi ucciderà una volta su, non so quanto, insomma, ogni tanto ucciderà è già coinvolto in casi di suicidio se lo usiamo come assistente mentale. E ad esempio, mi soffermo sui generatori di linguaggio perché non ne parliamo oggi, quindi dico solo due cose. Pensate solo al termine allucinazioni. I generatori di linguaggio naturale, per definizione, per architettura, non hanno cognizione del vero e del falso, del possibile o dell'impossibile. Predicono stringhe di testo sulla base sostanzialmente di due cose, dei dati di partenza e dell'interazione con esseri umani, perché poi i modelli del linguaggio non ma i generatori hanno una fase di calibrazione dell'interazione con umani che danno un voto alle risposte. Si dice che gli errori prodotti dai generatori di linguaggio quando chiedete la vostra biografia e dicono che siete morti, quando chiedete un articolo scientifico e la bibliografia fa riferimento per metà a libri esistenti e per metà a libri inesistenti, per cui ora nel mondo un sacco di gente cerca libri che non esistono. Perché ci sono questi errori? Perché il termine allucinazione è volutamente fuorviante. L'allucinazione è lo stato di un soggetto, è un fenomeno psichico di un soggetto che ha cognizione della differenza tra realtà e immaginazione e che per un momento non è più in grado di fare quella distinzione. Un aggeggio che produce stringhe di testo senza alcun riferimento al significato non può avere la distinzione tra vero e falso, tra possibile e impossibile. Ma se dico allucinazione, voi lo antropomorfizzerete, lo animerete. Poi nota, OpenAI, nel rapporto tecnico, ha un paragrafo dedicato alle allucinazioni, si intitola allucinazioni. Poi nota dice, sappiamo che il termine è scorretto, può fuorviare gravemente le persone che lo sentono, può indurre gravi danni, può far sì che loro si costruiscano un modello errato, come dire, mento sapendo di mentire, e ve lo mento anche per iscritto. Quindi perché non funzionante? Non funzionante per produrre storie, che i generatori di linguaggio possano produrre storie, lo avevano immaginato tutti gli scrittori che avevano capito che c'è una componente combinatoria nel linguaggio. C'è un racconto di Roald Dahl, c'è un bellissimo articolo di Italo Calvino che immaginano la macchina per scrivere storie, la macchina letteraria. Perché? Perché certo, combina parole, diciamo, come fa a costruire storie che hanno un senso se non capisce? Perché i suoi dati di partenza sono i pensieri e le storie di milioni di persone. È un'immagine statistica, un modello statistico di pensiero umano, di una quantità incredibile di pensiero umano, con ChatGPT, cioè dentro, oltre al Common Crawl, tutto a Google Libri praticamente. Quindi ha una quantità di storie da rimescolare incredibile. Però non volevo parlarvi dei generatori di linguaggio. Volevo parlarvi delle auto a guida autonoma, un momento. Perché? Perché le auto a guida autonoma sono un esempio perfetto per quello che volevo dire oggi, e cioè questo, se costruisco una cosa che non funziona e la vendo, ci saranno dei danni, possono essere ingiustizie, può essere oppressione, può essere il perpetuarsi di una situazione ingiusta, può essere un danno fisico, può darsi che qualcuno muoia, con le auto a guida autonoma si capisce subito perché lì qualcuno muore. Perché non sono possibili oggi le auto a guida autonoma? Perché un sistema meramente statistico non basta. Per circolare nelle strade urbane, a meno che uno scelga strade dedicate, servirebbe il senso comune, l'intelligenza artificiale generale. Non c'è e non ci sono le auto a guida autonoma. Si è detto invece che c'erano. Nel dire che c'erano, sapendo che non c'erano, quindi non c'erano auto in grado di trasportare persone che avessero il ruolo del mero passeggero, quindi guida autonoma completa,
si è capito che ci sarebbe stato un problema di responsabilità. Cosa si è inventato allora? Si è inventata una riedizione molto astuta del dilemma del trolley. Non so se conoscete il dilemma del trolley, il dilemma del carrello ferroviario, quello per cui, cioè, anni 60 del Novecento, quello per cui o il conducente o un passante, insomma, di un tram fuori controllo deve decidere se uccidere le sei persone che sono legate negli esperimenti mentali. Le persone sono sempre in strane situazioni legate su un binario, oppure scegliere l'altro binario e ucciderne una sola. Questo a cosa è servito? C'è una quantità di letteratura su questo dilemma incredibile. A cosa è servito? A distrarre dal fatto che non funzionavano. Perché? Perché nel momento in cui penso a come risolvere il dilemma del trolley, do per scontato che la macchina sia più intelligente di me, più veloce di me, in grado di computare in un secondo tutte le alternative. Cosa facciamo noi se ci stiamo schiantando? Boh, quello che ci viene a fare lì per lì, non siamo in grado di star lì a pensare a che cosa dovremmo fare. È una reazione istintiva. Si diceva invece una macchina, in virtù della sua potenza di calcolo straordinaria, della sua prontezza di riflessi, basta che voi, stupidi filosofi morali che non avete risolto il dilemma del trolley in 2000 anni, e ci diciate come si risolve, noi programmiamo la macchina e la macchina deciderà chi uccidere. Allo stato attuale la macchina, a guida autonoma presunta, scambia un camion celestino per una porzione di cielo e ci si schianta contro. Quindi capite la distanza tra la narrazione che presenta un dilemma morale non pertinente rispetto allo stato della tecnologia e non pertinente in assoluto, abbia però una funzione. Dell'etica dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni si è detto, con un certo fondamento, del tutto inutile, perché non ha migliorato in nulla questi sistemi. È invece utilissima per chi l'ha finanziata. Basta capire di che cosa stiamo parlando. L'etica dell'intelligenza artificiale è finanziata da queste grandi imprese sostanzialmente per due ragioni: sfuggire alle responsabilità e scansare la regolazione giuridica. No, il diritto, no, tanto qui questa è una cosa nuovissima, facciamo da soli. L'etica, l'autoregolazione, i comitati etici interni, le linee guida, i principi e il design tecnico. Qui è una questione di design, quindi la moralità dell'algoritmo, la fairness dell'algoritmo è una questione tecnica. E nessuno ha fatto il passo di dire, ma questa è una stupidaggine, facciamo tre passi indietro e cerchiamo di capire cosa mi state dicendo. L'altro grande ambito, o forse il principale, a cui si applica l'intelligenza artificiale sono i sistemi di ottimizzazione predittiva. Perché vi faccio vedere questo signore del Far West invece di un sistema di ottimizzazione predittiva? Perché questi sistemi sono stati denominati, giustamente, secondo me, olio di serpente. Che cos'era l'olio di serpente? L'olio di serpente era quella bottiglietta che vedete, che un imbroglione nel Far West andava in giro vendendo come rimedio per tutti, contro tutti i mali. Quando poi, dopo qualche anno, l'hanno analizzato, dentro c'era olio di cottura, insetticida, diluente per vernici e non so che altro. Lui suggeriva a tutti di spalmarselo ben bene su tutto il corpo, tanto nel momento in cui avrebbero visto gli effetti avrebbe già cambiato paese. Aveva un imbroglione nascosto tra la folla che diceva: sì, è vero, io ero calvo e ora ho i capelli, ero gobbo e ora sono bellissimo. Tutta una serie di stratagemmi comunicativi. Perché si chiama olio di serpente tutto quest'ambito? Perché qui davvero siamo nell'astrologia. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dei sistemi di machine learning, quindi di apprendimento automatico, che dovrebbero predire il futuro di singoli individui. Anche qui, nessuno per un bel po' si è fatto la domanda essenziale: mi dici che stai facendo qualcosa con l'intelligenza artificiale, chiamiamola intelligenza artificiale, ma questo è possibile? Poi dopo ci dobbiamo chiedere se può farlo il sistema, ma intanto è possibile? Noi crediamo che sia possibile predire il futuro di singoli individui? E a partire da cosa? Quindi a partire da una configurazione di pixel in un video di autopresentazione, il sistema mi dice se sarà un bravo lavoratore, se sarà collaborativo, proattivo, poi si inventano anche nuove competenze, le cosiddette soft skill, con una rinascita incredibile a cui non pensavo di assistere nella mia vita, della fisionomica.
Qual è il periodo in cui si è pensato di aver letto un libro guardando la copertina? Quindi di dire se una persona è un ladro guardando la faccia e ancora meno i pixel della foto. Eppure dentro questo racconto magico uno non si rende nemmeno conto che è fisiognomica, frenologia, cioè una rinascita di pseudoscienza incredibile. Anche in Italia ci sono grandi aziende che già adoperano per il reclutamento del personale questi sistemi. La cui natura pseudoscientifica è evidente già nel momento in cui uno li descrive, ma se uno avesse bisogno dei numeri, c'è chi si è messo lì e ha guardato quanto azzeccavano le previsioni, per l'appunto, il risultato è in questo articolo che segnalo, vi suggeriamo per una maggiore accuratezza di affidarvi a una lotteria. Sulla base di sistemi di questo genere, per anni persone sono state messe in libertà o tenute in prigione, ad esempio negli Stati Uniti. Perché un sistema, il sistema più celebre, famigerato Compass, suggeriva al giudice se concedere la libertà sulla parola all'imputato oppure no, lo faceva sulla base di una predizione del tasso di rischio di recidiva, che poi dopo un decennio si è visto che cos'era. Era, nella migliore delle ipotesi, una statistica, quindi chi restava in prigione, i neri e i poveri, non serviva un sistema di intelligenza artificiale. Questo per le discriminazioni che siamo in grado di vedere, perché poi questi sistemi hanno anche altri generi di discriminazioni, ora ci arriviamo. C'è una letteratura sterminata, ora qui ho riportato la copertina di due libri che si occupano dei danni di questo genere di strumenti. Il punto principale è che hanno in comune con le attività divinatorie dell'antichità anche un ulteriore elemento, quello di far avverare le predizioni. Se il genere predice una paga inferiore nell'ambito professionale e io lo uso per reclutare, è chiaro che a quel punto darò alle donne il ruolo di segretaria e la paga inferiore verrà a sé. Quindi sono predizioni che si autoavverano, producono ciò che pretendono di prevedere, come succede spesso anche nelle tragedie classiche con le predizioni. La predizione si avvera lì per una serie di ragioni complicate, qui per una ragione molto semplice. Se predico che il nero sia un criminale, la polizia fermerà tutti i neri, lì troverà più reati. Perché? Perché si è concentrata su di loro e poi mi dice, ah vedi, te l'avevo detto. Il caso più celebre di questo te l'avevo detto è, ci sono molti articoli su questo episodio, il caso di una persona povera di colore, naturalmente viveva in un quartiere malfamato, la polizia gli ha suonato il campanello e gli ha detto, il nostro algoritmo ha predetto che lei sarà coinvolta in una sparatoria entro 6 mesi, quindi la sorveglieremo giorno e notte. L'hanno tallonato, hanno parlato con il suo datore di lavoro, gli stavano sempre intorno, finché i vicini non si sono convinti che fosse un informatore e gli hanno sparato. Al che l'algoritmo effettivamente aveva predetto correttamente. Quindi questo aspetto della profezia che si autoavvera non è un modo di dire, succede così in questo ambito. Qual è il punto importante rispetto all'etica dell'intelligenza artificiale? Che tutti gli aspetti di cui vi ho parlato fin qui non sono errori, non sono malfunzionamenti a cui si può rimediare con un intervento tecnico, col design, di modo di design. Queste sono le caratteristiche di questi sistemi. Se un sistema predice sulla base dei dati di partenza e lo fa costruendo un modello statistico, non devo certo dirlo a voi, che non distingue tra correlazioni spurie e nessi causali, mi terrà in prigione non solo perché sono nero e povero, ma anche perché bevo la stessa marca di birra dei delinquenti. Per qualsiasi ragione non pertinente, anche su questo c'è una letteratura sterminata, ci sono persone che si sono viste negare le prescrizioni sanitarie, perché ora questi sistemi sono ovunque, si sono viste negare la prescrizione medica di oppioidi, perché un sistema di ottimizzazione predittiva
li classificava come soggetti a rischio di dipendenza. Perché li classificava così? Perché erano state vittime di stupro, quindi uno, oltre ad essere vittima di stupro, non poteva nemmeno, quando ne avesse poi avuto bisogno, ricevere una prescrizione, perché questo elemento lo faceva finire in un gruppo, sono cluster, sono gruppi statistici. Qualcun altro si è visto negare la prescrizione di oppioidi perché ha avuto un cane molto malato, poi moribondo, poi morto, a cui via via aveva dato delle cure con gli oppioidi che ovviamente vengono prescritte non al cane ma al padrone, e quindi risultava essere già un consumatore abituale. Si finisce in una lista di persone che non devono volare, quindi vengono respinte all'aeroporto sulla base di un sospetto, dove sospetto vuol dire correlazione statistica probabilmente spuria, e non si può chiedere quale sia il sospetto. Questo è un altro elemento importante, non c'è tempo di parlare di tutto oggi, però è un altro elemento importante. L'utilizzo di questi strumenti cambia la natura dello stato di diritto al quale siamo abituati e trasforma, ad esempio, la polizia in qualcosa di più simile all'intelligence in situazioni di guerra, perché la polizia deve fermarmi se ha una ragione per fermarmi. Non perché un algoritmo scansiona tutti e individua dei sospetti, perché a quel punto mi tratta come il nemico in guerra, cioè mi spia preliminarmente. Io non sono il nemico, sono un cittadino che ha dei diritti, quindi non devo essere fermato e portato in centrale se non ci sono ragioni per farlo. E che l'algoritmo abbia un sospetto, cioè una correlazione di chissà che tipo, non è una ragione fondata. E non può produrne di fondate, perché per definizione, l'abbiamo visto, non può produrre spiegazioni. Cosa serve l'etica dell'intelligenza artificiale? Abbiamo detto non è vero che non serve a nulla. Serve, tutela il modello di business di queste grandi aziende. Quindi l'impostazione del discorso è dettata dalla sua funzione. Quindi sono sempre discorsi che assumono la nuova tecnologia come inevitabile, quindi discutono dentro la logica del fatto compiuto. Hanno una prospettiva soluzionistica, le questioni sociali si possono trattare come problemi di disciplinamento e controllo passibili di soluzioni tecniche, possibilmente algoritmiche. Capite bene che questa è una precisa posizione politica, non è neutra. Si finge di aver depoliticizzato la questione, ma è profondamente politico decidere che le questioni sociali sono problemi di controllo tecnico. Vi faccio un esempio eclatante, ma anche qui ce ne sono quanti volete. Ci sono esempi di persone con dipendenza da alcol che sono trattate con un cerotto che segnala alla polizia quando il loro livello di alcol oltrepassa un certo livello. Ovviamente posso trattare gli esseri umani così, però è una scelta politica che un problema di dipendenza sia da trattare come un problema di livelli di olio o combustibile in una macchina. Il malvagio serve in tutte le storie, quindi anche qui ci sono i malvagi, ma sono poche persone malvagie, non il modello di business dell'azienda che ha un problema, ma pochi individui che abusano di non si sa cosa. E poi, questione cruciale, tutto si risolve a livello tecnico, quindi il design tecnico è il luogo in cui si risolve il problema. Non c'è tempo per parlarne, ma ve lo dico che la questione c'è: gli ingredienti dei sistemi di apprendimento automatico sono almeno 6, quindi non solo dati, potenza di calcolo, algoritmi, ma anche terre rare, energia e lavoro. E a nessuno viene in mente che nell'etica dell'intelligenza artificiale si dovrebbe o si potrebbe parlare, ad esempio, delle persone che in Africa etichettano i contenuti tossici per classificarli e tenerli fuori da ChatGPT, e quindi tutto il giorno, tutti i giorni, poi ci sono anche i generatori di immagini, vedono o leggono di stupri, pedopornografia, torture, fino a diventare pazzi. Dicono che quando chiudono gli occhi la sera per dormire non possono chiuderli perché rivedono quelle immagini, e sono non solo sfruttati, ma distrutti mentalmente. Sorvoliamo su questi aspetti, non perché non siano importanti, ma solo perché vi ho parlato troppo. Solo sulle discriminazioni ho già accennato alla questione che noi cogliamo anzitutto le discriminazioni che sono quelle messe in atto dagli umani, quindi contro certe categorie. Questi modelli metteranno sempre qualcuno ai margini della normalità statistica,
non è detto che sia la donna, la persona povera, la persona di colore, può essere la persona che ha avuto il cane malato, quella che è stata stuprata, quella che ha la macchina rossa e ha un gatto a pelo lungo, non si sa come si fa a finire ai margini di un modello statistico. Quindi anche parlare di discriminazioni è un diversivo. Ultima questione, perché vedo Marco Giraudo, quindi la nomino. Il modello di business di queste aziende è oggi basato su una bolla giuridica, quindi sulla sistematica violazione di diritti giuridicamente tutelati, non sto parlando di diritto razionale, proprio di diritti giuridicamente tutelati. Perché lo fanno? Perché scommettono, insieme a tutta l'altra famiglia di narrazioni, di essere salvati poi dal diritto, in nome del principio di innovazione, dell'inarrestabilità della tecnologia. Abbiamo un episodio clamoroso recentissimo: il garante della protezione dei dati personali ha detto a ChatGPT: scusa, ma mi fai vedere se rispetti la legge? E tutti: ma che stai facendo? Ma sei pazzo? Ma cosa fai? Vuoi distruggere le macchine? Ha fatto una cosa banalissima: ha detto, hai un prodotto, stai vendendo un prodotto, mi puoi dire per cortesia se rispetti la legge? Ecco. Questa è un concentrato di tutte le narrazioni, l'eccezionalismo giuridico, queste sono cose straordinarie, non vorrei mica applicargli quelle leggi polverose che sei abituato a applicare di solito, il mito del vuoto giuridico, no, mi serve una legge nuova, ora tu legislatore vai a casina tua, scrivi con calma la legge, poi torni, io ho già una nuova applicazione, ti dico che è nuova e ti rimando a casa tua e così vivo sempre con i miei prodotti as legge e li commercializzo tranquillamente. Ultimo stratagemma. Una confusione deliberata tra stadio di ricerca e sviluppo e stadio di commercializzazione. Quindi cos'è il ChatGPT? Un esperimento a cui partecipiamo tutti, è fantastico, intanto lavorate tutti gratis, perché lo testate tutti, quella schifezza che diceva, non so se l'avete letta i primi giorni, ora ci sono delle pezze sulle cose più eclatanti, probabilmente il contenuto è lo stesso, ma insomma, chiedendo chi è un bravo scienziato, dimmelo, fammi una canzoncina declinandolo per genere e razza. E la canzoncina perfetta, con la metrica, il tornello, eccetera, diceva se vedi una donna in laboratorio sicuramente è lì per pulire il pavimento. Insomma, questa è la canzoncina. Quindi tutti hanno provato, milioni di persone hanno provato il sistema, hanno lavorato gratis, dopodiché durante e dopo la compagnia si è appropriata del lavoro, quindi un meccanismo tipico del capitalismo contemporaneo, quindi non lo sfruttamento ma l'espropriazione, perché queste persone non è che sono state pagate poco, non sono state pagate. Contemporaneamente c'è la versione a pagamento, quindi è un prodotto. Se paghi per avere qualcosa, è un prodotto. È soggetto alla legge? Sì, perché no? Il garante per la protezione dei dati personali francese, il CNIL, ha pubblicato ora, lo dicevo prima Maurizio, un bel dossier, in uno di questi articoli del dossier dice non c'è alcun voto giuridico. Può darsi che ci sia una certa vaghezza giuridica perché è una cosa nuova, però la legge c'è, si applica. Se poi c'è una certa vaghezza giuridica, preciseremo meglio in un regolamento. Non è che c'è uno stato di natura e bisogna cominciare a pensare di costruire tutto da zero. No, non è così. Se hai derubato, prelevato, estorto dati da tutto il web e non rispetti le licenze a cui erano sottoposti quei prodotti dell'ingegno umano di cui ti servi per produrre queste belle storielline, dovrai rendere conto. Dice no, ma non si può. La Federal Trade Commission americana ha detto il fatto che tu abbia un sistema non trasparente, quando io esigo la spiegazione, non vuol dire che io faccio una nuova legge, vuol dire che tu ritiri il prodotto. Non è complicato il ragionamento, sembra complicato perché siamo immersi nel racconto del vuoto giuridico, del determinismo tecnologico, dell'inevitabilità della tecnologia, dell'eccezionalismo, dell'antropomorfizzazione, ma io già parlo troppo, mi scuso, me ne fermo. Grazie. Mille. Guardiamo se ci sono domande. Esatto. Allora, se volete fare domande nella chat, potete sì. Farle, magari. Apriamo la fase di domande, sia in sala, sia da remoto. Ma volevo fare solo un commento sull'ultimo punto sollevato da Daniela, quello sul vuoto giuridico, la bolla giuridica.
che in realtà gli studiosi, appunto gli studiosi di storia del diritto hanno affrontato questo tema in modo storico, e non è la prima volta che per esempio teorie giuridiche come per esempio la teoria di Locke sulla proprietà o altre istituzioni giuridiche vengono sperimentate alla frontiera, no? Una volta era la frontiera, era il Far West, no? dove si sperimentavano per esempio l'idea che l'origine del diritto di proprietà è il fatto di mescolare il proprio lavoro con la terra, non importa se proprio la terra apparteneva ai nativi americani. Se io mescolo il mio lavoro e quindi faccio fruttare la terra, quella diventa mia proprietà. Allora, questo è un concetto di proprietà nuovo che veniva sperimentato alla frontiera. E quindi cosa che hai detto alla fine mi ha fatto venire in mente che questa idea di adesso la frontiera è la frontiera tecnologica, non è più la frontiera, diciamo, della terra, del Far West. E quindi questo discorso che è cominciato con l'avvento di internet, no? Quando si diceva il famoso discorso di Perry Barlow sul cyberspace, eccetera. E quindi mi pare di vedere oggi una tendenza a costruire sempre nuove frontiere, sempre più in là, come dicevi tu, proprio per avere questo vuoto giuridico in cui sperimentare forse non più con nuovi concetti giuridici, perché probabilmente questa forma di capitalismo non ha più neanche bisogno del diritto di riconoscimento, per esempio, di diritti di proprietà in senso tradizionale. No? Sì. Dal momento in cui c'è un'appropriazione, un controllo di fatto di determinate risorse, per esempio del lavoro di milioni di persone che partecipano a questi meravigliosi esperimenti, e così non c'è più nemmeno bisogno di istituzioni giuridiche, quindi è un vuoto giuridico che si sposta sempre più in là e che colma in qualche modo anche il diritto stesso. Insomma, mi viene questa riflessione, ecco, sulle ultime cose che dicevi. Credo che quello che dà più fastidio in realtà siano alcuni diritti. Pensate al diritto costituzionale, alla segretezza della corrispondenza, chi è che può dire che la propria corrispondenza è segreta, cioè a meno che non lanciate bigliettini dalla finestra a qualcuno di sotto, non c'è modo oggi. E perché dovremmo rinunciare a diritti, in questo caso costituzionalmente garantiti? Per il bene dell'umanità, così ti ho raccontato quello davvero in maniera indecorosa e vaga. L'altro grande principio utilizzato dal punto di vista narrativo è il principio di innovazione. L'innovazione lo richiede. L'innovazione è come se fosse un monolite, l'innovazione, quindi come se fosse tutta dello stesso tipo e tutta foriera di maggiore occupazione e maggior benessere, quando gli studi più recenti mostrano benissimo che l'innovazione non è tutta uguale, e i monopoli del capitalismo intellettuale tendono a uccidere nella culla qualsiasi genere di innovazione che non sia compatibile con il loro modello di business, per le stesse ragioni che abbiamo detto fin qui. Quindi spesso promuovono in realtà innovazione tossica, che estrae valore, non che produce valore. Quindi anche questo principio fa parte della narrazione, ha ottenuto riconoscimento anche a livello comunitario, come se dovesse essere tutelato il principio di innovazione, ma anche lì, nel senso, no. La questione più che la proprietà, credo che siano molti diritti individuali. Poi c'è anche la questione della proprietà, perché per l'appunto questo è un modello di business che si regge sul furto. Quindi... Cioè, se hai scritto un libro o se hai illustrato un libro e io riproduco le tue immagini pari pari, ma non ti cito perché il modello è opaco e non so se ti ho usato, ho capito che non adopri il modello. Volevo condividere. Non so, non so, strano, però. No, però rapidamente su questo punto, perché è un tema estremamente interessante. C'è una differenza qualitativa, secondo me, tra la frontiera del West e la frontiera tecnologica attualmente che stiamo testando, perché prima si cercava di nocificare beni non assegnati. Ci sono delle terre che non sono di nessuno, si dice non sono di nessuno, le nocifichiamo, sono un prodotto che conosciamo, se diventa terra allora è soggetto a un
a un regime che conosciamo. Adesso stiamo testando nuovamente la distinzione oggetto-soggetto, che è una precondizione per il mercato. E secondo me è quello che rende instabile i fondamenti di questo nuovo mercato, perché si rischia di scoprire che quell'oggetto non è un oggetto, è un soggetto. C'è una parte indisponibile senza la quale il mercato stesso non esiste, perché i mercati sono teoricamente fondati e presuppongono oggetti più o meno identificabili, più o meno definiti, appartenenti a persone più o meno identificate. Quando oggetto e soggetto iniziano a essere un pochino confusi, anche il mercato rimane oggettivamente un po' stabile. E su questo punto, una di quelle diverse washing interessanti di cui non si parla è il market washing, nel senso dice: noi vogliamo proporre delle soluzioni di mercato per risolvere conflitti sulle nuove tecnologie, ma queste non sono soluzioni di mercato, sono soluzioni di impresa. Perché ci sappiamo bene che i modelli istituzionali disponibili per governare scambi economici sono mercato, impresa, Stato. Si confonde impresa e mercato insieme, quando in realtà se decide cosa fare in questo ambito è Facebook, che di fatto detta unilateralmente tutto sul piano giuridico, non è una soluzione di mercato, è una soluzione di impresa, più simile al socialismo. Infatti, non per niente, è ritornata in auge il discorso del socialismo di mercato, che si negli anni 30 ha sconfessato sulla base del problema della conoscenza. Adesso si chiede che chissà che cosa vogliono fare le persone perché lo fanno. Se uno prende a face value la review preference theory, che non ha nessuna base robusta, che sta alla base delle differenze statistiche, uno dice: ma sì, io so che cosa vuoi meglio di te, non perché sei pieno di bias, quindi sei una persona poveretta. In più, io osservando ti posso inferire i motivi per cui fai quello che fai. Sappiamo benissimo che non è così, uno può fare delle cose per diversi motivi, uno può fare sulla base di preferenze che cambiano nel tempo, sono incomplete. Pertanto, anche queste sono market washing, sono narrazioni utilizzate per giustificare o per legittimare una scelta facendo riferimento a un arsenale ideologico di mercato, quando in realtà vanno a favorire una soluzione più di socialismo di mercato, se non fascismo, perché alla fine socialismo di proprietà è fascismo. Questa è una posizione. Grazie. Vabbè, ritorno dunque, una riflessione o una domanda? La riflessione, vabbè, siamo d'accordo che c'è violazione di diritti diffusa sotto diversi punti di vista. Il problema, secondo me, è l'azionabilità di questi diritti. Il problema sta nelle pieghe, perché poi qualche azione si sta provando negli Stati Uniti, la vertenza per violazione del diritto della violazione del diritto alla non rimozione delle informative sulle copyright notice nel software, no, eccetera. Però se in Italia dovessi mettermi lì e cercare di fare causa per le violazioni che sono commesse da queste macchine, dai proprietari di queste macchine, che causa fai? Cioè, non porti a casa niente. L'azione è, il diritto, per come è configurato, per come è esercitabile nei tribunali, sconsiglia di fare causa. Adesso la dico brutta, ma è così. Quindi bisogna aspettare il garante. Aspetti il garante. Italia. Vabbè, quindi chiusa la considerazione, il problema dell'azionabilità dei diritti che ci sono, che non si discute, ma sono difficilmente azionabili. Invece la domanda era questa: immagino conosca bene l'AI Act, la proposta di atto sull'intelligenza artificiale. Avevo questa curiosità, questa domanda. Che ne pensa? Le piace l'impianto? La convince? Quali modifiche proporrebbe se potesse? Prima della tua risposta dico solo che dopo lasceremo la parola a Giulio De Petra, che si è prenotato da remoto dopo questa domanda. Sì, due risposte velocissime anche all'osservazione sull'azionabilità. In America, negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission, consapevole del fatto che la narrazione collettiva è un'altra e la situazione è particolarmente complicata, sta intervenendo in maniera strana,
però con dei comunicati. Con dei comunicati che dicono: cari aziende, noi riteniamo che questi fantastici agenti artificiali siano in realtà vostri prodotti e quindi vi terremo responsabili. Ad esempio, e sarebbe una cosa di un notevole impatto, la proposta viene da varie parti, credo l'abbia formulata nella maniera più felice un filosofo, Daniel Dennett, un cognitivo, non solo filosofo, che ha detto: mettiamo in prigione le persone che producono, che stampano denaro falso, i generatori di linguaggio metteranno in circolazione persone contraffatte che renderanno impossibile sapere se parliamo con una persona, che automatizzeranno le truffe, che genereranno disinformazione politica, insomma un impatto mostruoso. Chi produce le persone false deve essere messo in prigione. Quindi, volendo, si possono assumere tante posizioni sulla base del diritto vigente. La Federal Trade Commission ha scritto, poi vediamo se lo fa, però una cosa abbastanza radicale l'ha fatta, ha scritto: se ci saranno truffe, e ci saranno, ci sono già ovviamente automatizzate, quindi amplificate enormemente, perché pensate al phishing, le mail di phishing fanno schifo, sono scritte male, non ci cadiamo, saranno scritte meglio di quelle che ci scriviamo fra di noi, saranno più plausibili, lo diceva Maurizio, io ho avuto un avviso dalla mia banca sull'app che mi dice: se ti chiama tua figlia dicendo che non ha soldi e riconosci la voce, non mandarle nulla, concorda con i tuoi familiari una password per riconoscerli. La Federal Trade Commission ha detto: riteniamo responsabili non solo le aziende truffatrici, ma anche chi ha prodotto lo strumento. La stessa Federal Trade Commission, anche di questo parlavamo prima, ha ordinato, rispetto a sistemi algoritmici che prelevavano dati in violazione di alcuni diritti degli individui i cui dati finivano nel sistema, ha ordinato non la rimozione dei dati di quelle persone, ma la distruzione del sistema. Quindi, se si smette di ragionare come se fossero nuove creature in mezzo a noi e si trattano come prodotti, forse qualche strumento si può escogitare. Prima bisogna uscire da quelle 12 narrazioni: l'antropomorfismo, la demonizzazione, l'eccezionalismo, il determinismo. Se uno si mette in testa che sono prodotti dannosi e non ha in mente il long-termismo, il messianesimo genetico per cui l'intelligenza artificiale salverà l'umanità da se stessa, dall'intelligenza artificiale, eccetera, forse, come in molti altri casi in cui non c'è una singola persona che fa una singola cosa, il diritto troverà soluzioni, non dobbiamo trovarle noi. E non è un buon argomento dire: allora dimmi come si fa, ma io mi occupo di come si disciplina giuridicamente la responsabilità delle aziende, eppure si disciplina. Quindi il diritto trova soluzioni, se smette di cadere in una serie di trappole narrative, credo. Solo una parola sul nuovo regolamento. Allora, per formazione kantiana, io trovo profondamente ingiusta un'impostazione sui rischi e non sui diritti, però non sono una giurista, quindi posso sbagliarmi. Cioè, Kant diceva: se tutti nel mondo smettessero di cianciare di simpatia e benevolenza e facessero il loro dovere stretto, quindi non violare il diritto altrui, le cose nel mondo andrebbero molto meglio. Quindi occuparsi degli effetti in una considerazione teleologica, quindi i rischi, cosa succede adoperandoli, è un'impostazione diversa da quella basata sui diritti. Quali diritti violi? Sono due impostazioni. In America c'è una discussione notevole su questa alternativa. Io ho delle ragioni per preferire, ma potrei sbagliarle perché non è il mio ambito di competenza, ho delle ragioni per preferire un'impostazione basata sui diritti. C'è un commento del professor De Martin che ricorda che non è più proposta, che è legge, l'AI Act, non so se fosse riferito a quello. E poi c'è Giulio... No. Non è ancora legge. Non è ancora legge. È stata votata dal Parlamento, la bozza... E ancora ci sarà un triage tra Parlamento e... C'è Giulio De Petra che vorrebbe intervenire, da tempo la mano alzato, per fortuna è la mano digitale, non quella... Prego Giulio. Buonasera Giulio. Sì, grazie moltissimo di questa presentazione. Niente, volevo prima di tutto associarmi
apprezzamento per gli interventi di Daniela su Nexa e per le cose che scrive. E poi due domande. La prima è questa. C'è un ambito in cui molte delle categorie, dei concetti che Daniela ha espresso oggi, intelligenza artificiale è una cosa che si vende, c'è un mercato, ma anche per esempio i ragionamenti sulle auto a guida autonoma, in cui questi ragionamenti assumono un rilievo e un'evidenza molto forte, probabilmente anche suggeriscono ulteriori considerazioni, e questo è il settore degli armamenti. Cioè l'intelligenza artificiale applicata alle armi è un mercato in grandissima espansione. Proviamo a parlarne oggi pomeriggio al CRS. Quindi la mia domanda era se Daniela si era occupata di questo contesto e che cosa le aveva suggerito. La seconda domanda invece è perché, secondo Daniela, c'è una differenza tra l'efficacia e la chiarezza con cui vengono affrontate queste cose nelle cose che ci ha appena detto, cioè proprio non solo diciamo, la pertinenza, ma l'efficacia del ragionamento. Perché questa cosa riescono a farlo i filosofi e non gli informatici rispetto a questo tema? Cioè se aveva qualche considerazione in merito. Grazie e grazie a tutti. No, non credo che sia una questione di settore disciplinare, credo che sia una questione di cattura culturale. Quindi ho tanti colleghi ai quali ho parlato di queste cose che antropomorfizzano in maniera incredibile le macchine, quindi non è una questione di settore disciplinare, è una questione di cattura culturale. Ormai da molti anni le grandissime aziende si sono rese conto che la cattura del regolatore, quindi fare in modo che il regolatore scriva la legge come la vogliamo, si può fare in almeno tre modi. Il primo è pagarlo, però questo è un modo antiquato, quindi l'incentivo al singolo regolatore, perché poi comunque c'è da affrontare una serie di ambiti di concertazione pubblica. Il secondo è convincere, sta avvenendo adesso negli Stati Uniti, convincere il regolatore che serve una nuova agenzia indipendente e poi mettere se stessi nell'agenzia indipendente. Questo è accaduto una settimana fa negli Stati Uniti, c'è stata un'audizione, Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha raccontato tutte le sue meraviglie e un senatore gli ha detto che cose fantastiche e lui, Sam Altman, ha detto io sono molto preoccupato per il futuro, dobbiamo regolare l'intelligenza artificiale. Il senatore le ha detto facciamo una nuova agenzia, può starci lei? Quindi questo è il secondo tipo di cattura del regolatore. C'è un terzo tipo che funziona molto meglio ed è per grandi aziende che hanno già in mano, non devono pagare la comunicazione pubblica, ce l'hanno già in mano la comunicazione pubblica, devono pagare la ricerca scientifica, lo fanno, gli strumenti di intermediazione scientifica, costruiscono narrazioni. Cosa fanno queste narrazioni? Fissano gli assiomi del discorso pubblico, quello che non discutiamo neanche. Quindi, quando sentiamo dire e ci viene rimproverato solo perché ci opponiamo, no, ma non si può fermare la tecnologia, è qui per restare, ma se non lo fai te, lo farà qualcun altro. C'è tutta una serie di ritornelli che vengono tirati fuori come se dovessero aprire magicamente la porta della tua mente, perché vengono dati per scontati. Questa è la cattura culturale, quindi è una tecnologia qui per restare, se non lo farei tu lo farà qualcun altro, cose che sono idiozie, perché il fatto che esista la possibilità di costruire una casa non vuol dire che uno possa venire nel mio giardino a costruire una casa a un millimetro da casa mia e io non vedo più la luce del sole e non posso più uscire, non vuol dire questo, ma si fa finta che voglia dire questo, quindi che la legge non possa opporsi alla tecnologia reificata, ontologizzata. Quindi la cattura culturale è potentissima. E poi, questo per i filosofi è una grande novità, non sono singole dottrine isolate, pensate, nate per ragioni teoriche, tutt'al più costruzioni sovrastrutturali rispetto a un assetto di un qualche tipo. No, le nuove narrazioni vengono finanziate come le bolle di sapone da piccoli, che uno le faceva a 100 in un soffio, con quelle macchinette sparabolle. Quindi se io voglio scansare la responsabilità, butto in campo la sicurezza, l'etica dell'intelligenza artificiale, l'equità algoritmica,
il long termism, l'effective altruism, l'eccezionalismo tecnologico, il vuoto giuridico, cioè qualsiasi di queste narrazioni ti assorba, farai quello che voglio io, quindi sarai sicuro che non è colpa mia, che è colpa tua, tipo paese di accappacitulli. OpenAI ha scritto nei termini d'uso di GPT-4 che l'utente è responsabile dell'input e dell'output. Quindi alla fine uno è catturato indipendentemente davvero dal settore disciplinare. Io stessa ho cominciato a occuparmi di queste questioni non sapendo che fossero una narrazione, pensando che ci fossero delle questioni teoriche da affrontare, non che ci fosse una strategia di mercato da constatare. Va bene, grazie. Siccome siamo fedeli agli orari, chiudiamo qui il meeting. Ringraziamo davvero Daniela Tofani per il suo intervento, grazie a tutti i partecipanti e vi do appuntamento ai prossimi incontri del Centro Nexa. Grazie. Thank you.